Tanto, come dicevo, tanti complimenti perché è veramente una serie deliziosa e quello che mi ha colpito vedendo tre episodi uno dopo l'altro è che io mi aspettavo una cosa più autoconclusiva e invece no, e c'ha più livelli di lettura, una commedia romantica, è un film di supereroi, è divertente, è un fantasy. Come vi è venuta in mente questa struttura? Siete stati bravissimi a legare insieme anche i vari sketch. Vabbè, innanzitutto io da spettatore anche di serie televisive amo questo tipo di serie. Diciamo quando le serie, al di là poi del motivo principale per cui la vedi o del tema, no, che magari è per il genere, no, magari metti che è una serie horror, la vedi per l'horror, però se poi oltre all'horror ci stanno altri elementi, mi aiuta a avere quella bellissima voglia che hai, che è una bella sensazione quando finisce la puntata e dici no, vabbè, dovrei andare a letto ma non ci vado perché devo vedere la prossima. Ecco, credo che questo accade quando nelle serie televisive ci sono altri binari a parte il principale che rimane magari il fondamentale. Noi abbiamo tentato di farlo anche con questa serie e speriamo di esserci riusciti tutto qua. Assolutamente, tu Eros hai avuto il compito di dare un look proprio cinematografico, no? Questo che ti è piaciuto, no? Perché uno le serie le affronta soprattutto comiche, no? 20 minuti, no? Due risate e poi vabbè, poi vediamo la prossima. Invece qui c'è un investimento anche emotivo dello spettatore. Certo, no, e poi anche poi devo dire anche nostro, nel senso che a noi proprio piace il cinema, ce lo possiamo dire, cioè ci Certo, piace sì. proprio rendere cinematografiche le cose, no? Ogni occasione, no? Anche perché il cinema è un linguaggio molto preciso, molto forte, molto puntuale, no? E questa puntualità arriva al pubblico, no? Di questa precisione nel racconto arriva al pubblico in termini di efficacia. Quindi per divertire di più, noi ci siamo messi in questa avventura molto matta, in questo formato molto pazzo, che è appunto una serie televisiva, ma in realtà è un grosso filmone pieno di strati, è anche un po' caleidoscopico, devo dire, perché dentro poi ne vedremo delle belle anche nelle puntate a venire, insomma. Infatti siamo rimasti tutti appesi, allora adesso siamo in ansia. Mi dite una cosa, la colonna sonora che è bellissima, qui si Sì. va da Gershwin, no, al pezzo, com'è anche lì che avete scelto questo tessuto? Gershwin è un'idea di Eros, devo dire che io ho appoggiato immediatamente perché amo l'autore ovviamente, ma soprattutto perché ha dato quel sapore romantico appunto a una serie che di punto in bianco ti stupisce con qualcosa di assurdo che accade. Quindi questo romanticismo spezzato così violentemente, in realtà sono tutti scossoni che puoi dare a chi vede la serie. E questa, devo dire, Gershwin sta proprio una sua idea, devo dire, è veramente molto azzeccata. Diciamo, espande sicuramente la visione, no, dello spettatore, questa dimensione appunto romantica, no, questa dimensione di romanticismo molto urbano, poi alla fine, in cui, no, che è appunto quello dell'epoca e dei luoghi di Gershwin, no, quindi, in cui tante storie brulicano nella città, no, tra cui quella di Lillo e del suo successo, no, e dei tanti matti con cui ha a che fare. Appunto, a proposito, un'ultima cosa dei tanti matti, no? Ci sono varie coppie in questo film, ci sei tu con questa moglie molto intelligente, ma un po', no, ormai piena, satura di questo uomo Della mia bambino, immaturità. e ci sei tu e Pietro Sermonti, che è fantastica, anche la coppia, no, del tuo agente, poi c'è Paolo Calabrese, cioè mi raccontate un attimo, cioè, l'idea prima, no? Cioè, ci sono tante famose coppie nel cinema, tu hai lavori tuttora con Greg, no? Quindi qui qual è stato l'ingrediente di diverso che hai voluto Ma mettere? guarda, praticamente è stato diciamo, naturale andare verso una certa direzione perché in realtà la serie dovrebbe intitolarsi Sono Lillo col punto interrogativo. Perché la serie in realtà è il vero titolo sarebbe Ma chi sono io? Che è un po' la domanda che si dovrebbero fare tutti i protagonisti. Quindi ognuno è Sono Lillo, Paolo Calabresi dovrebbe dire Ma io chi sono? Perché è un personaggio che non sa chi è. Ma la stessa Sara non sa chi è mia moglie, tant'è che ha una crisi di identità. Se ci pensi, sono tutti personaggi che cercano di capire chi sono. Quindi Sono Lillo è un titolo metaforico. Potrebbe essere Sono Lillo, Sono Pietro, Sono Francesco, sono. È un po' questo. E poi si sono formate automaticamente delle coppie di persone che interagiscono fra loro di più. Però sono tutti, se ci pensi, lo stesso Pietro, alla ricerca di chi cavolo sono io.